Benvenuti in questo nuovo video tutorial che apre una serie di tutorial basati a dei piccoli tips and trick su 3D Studio Max. Sono basati più che altro su il concetto della modellazione non tanto organica ma architettonica o comunque di modellazione di superfici. 3D Studio Max è un programma completo di varie parti, si può modellare, si può renderizzare, si può mappare, si può testurizzare, studiare luce e animare anche in determinati elementi che abbiamo in scena. Naturalmente tutte le funzioni che abbiamo in 3D Studio Max non sempre sono utilizzate al 100% da tutti i vari utenti del programma e in alcuni casi possono risultare anche inutili, perché magari quello che vogliamo fare non ci serve. Vediamo come personalizzare, allora in questa prima parte vediamo come personalizzare l'interfaccia o comunque come utilizzare alcuni piccoli strumenti di 3D Studio Max. Naturalmente una delle prime cose che possiamo fare quando lavoriamo tanto su un programma è quella di cambiare il colore dell'interfaccia. Sembra una cosa abbastanza banale andare a cambiare il colore dell'interfaccia, ma può aiutarci ad avere una visualizzazione migliore o comunque non avere un affaticamento degli occhi maggiore rispetto ad altre. È un'operazione molto semplice: customize user interface, e dalla voce color possiamo scegliere, caricando, volendo, possiamo anche caricare delle colorazioni preimpostate che troviamo sotto la voce C programmi Autodesk, versione di 3D Studio che state utilizzando, UI, e abbiamo varie tipologie. Volendo, io me ne sono creata una un po' particolare, scura, perché sono andato a ridurre quello che considero molto fastidioso, che è la griglia, l'intensità della griglia. L'intensità della griglia si può portare, secondo me, a 100 o anche a 120, sono dei valori abbastanza piccoli che non vanno a incidere tantissimo sulla visualizzazione. Vediamo che la griglia non è così bianca come magari è in altri casi. Altra cosa che possiamo fare è andare a personalizzare il quad menu. Anche il quad menu così chiaro può risultare un po' un problema, quindi sempre da Customize User Interface. Alla voce Quads possiamo, su Advanced Option, andare a aprire anche delle possiamo scegliere varie colorazioni, possiamo andare a lavorare sull'opacità, ma il quad menu non è soltanto una questione di colori, possiamo anche personalizzarlo in base ad alcune voci, quindi possiamo prendere delle voci nel menu e portarle nei vari quadrati che sono divise per cartella di trasformazione, cartella di display, quindi quello che viene visualizzato, tools che cambiano in base agli strumenti che stiamo utilizzando in quel momento e tools 2 che anche loro cambiano in base a quello che stiamo visualizzando in quel momento. Io naturalmente preferisco una colorazione chiara, alla quale ho abbassato l'opacità. Ok. Ho abbassato l'opacità nella visualizzazione. La griglia non è sempre uno strumento utile che dobbiamo sempre utilizzare, specialmente se lavoriamo anche in architettura o anche in altri ambiti. È utile se vogliamo lavorare in alcune viste, come nelle viste frontali o laterali, per andare a disegnare per esempio degli elementi appoggiandoci proprio alla griglia. Quindi se sto utilizzando una spline o un altro strumento, e più che altro per le spline devo andare a disegnare ad esempio la forma di un bicchiere, posso appoggiarmi alla griglia. Mentre una prospettiva è relativamente utile perché comunque è sempre uno degli strumenti di visualizzazione che abbiamo a disposizione, quindi non ci serve solo più che altro per orientarci. Un'altra cosa introdotta in 3D Studio Max nella versione 2009, se facciamo tasto destro sul nome di una vista Configure, abbiamo la possibilità di avere il View Cube che io ho disattivato perché
lo trovo onestamente relativamente fastidioso, però è uno strumento molto utile perché comunque viene da un mondo come ad esempio Maya, dove ha la possibilità, in Maya è molto comodo perché permette di muoversi con una certa velocità rispetto ad altri. Si può disattivare semplicemente cliccando sul nome in una lista, Configure, View Cube, Show View Cube. Per disattivare la Streaming Wheels, che più che altro serve per il real time, possiamo togliere la spunta Always Show the Pinned Wheel on Start. Z per ritornare. Notiamo che 3D Studio Max ha la possibilità di avere anche una serie di combinazioni da tastiera assegnate, che ci permette comunque di lavorare da tastiera in maniera molto comoda. Ad esempio, se devo richiamare alcuni strumenti, come se io vado a creare un qualsiasi oggetto, come ad esempio il Muovi, Move and Select, basta che io clicco W, Rotate and Select, Select and Rotate, scusate, con E, R con Select and Scale, Q mi permette di prendere il comando di selezione, H Select by name. Quindi possiamo comunque richiamare velocemente i vari strumenti. Ecco perché in alcuni casi io consiglio alla voce toolbars, possiamo realizzarci una nuova toolbars, quindi cliccando su New possiamo creare una toolbars e andare a inserire dentro questa toolbars tutti gli elementi che ci servono in quel momento. Per l'architettura possiamo Per l'architettura io mi sono creato una toolbars particolare e cliccando su Load Custom UIs, metto architettura, ok, eccolo qua. Naturalmente questa è una visualizzazione chiara, però possiamo avere anche una visualizzazione scura. Quando l'ho salvata era in modalità chiara e quindi automaticamente me l'ha salvata in una modalità chiara. Però notiamo che gli elementi che abbiamo, che ho in questa mia toolbar, sono relativamente pochi. Si riguardano il link to select and link, unlink selection, bind shape work mode, la selezione rettangolare, la selezione a lazzo che io trovo molto comoda, il local è riferito a quando io ho un elemento. Magari vado a ruotarlo, se lo volessi spostare in base alle sue coordinate locali, cliccando su Local posso cambiare la coordinata del gizmo. Stessa cosa con View. Non ho naturalmente il pivot, non ho naturalmente la possibilità di ruotare il pivot in questa situazione, quindi volendo io qui potrei scegliere anche di aggiungere la posizione del pivot e per fare questo basta cliccare Customize e andare ad aggiungere, scegliendo la voce preferita, andare ad aggiungere i vari elementi che si desiderano. Altro elemento che ho mantenuto è il mirror, align, la gestione dei layer, il render frame windows e poi notiamo che c'è una voce un po' particolare che è il new script. Questo perché? Perché in alcuni casi ci troviamo in situazioni un po' particolari in cui lo script, anche per chi non è un amante o comunque un grande conoscitore dello script, di Mass Script, magari ci può essere molto utile. Se io ho una serie di elementi che magari non sono delle istanze ma sono delle copie per vari motivi non sono delle istanze, e volessi assegnare a questi elementi la stessa identica mappatura, cosa faccio? Allora, innanzitutto andiamo a vedere di richiamare il Material Editor M da tastiera,
studiamo un materiale, assegniamo una mappa checker e l'assegno. Essendo una geometria conosciuta, 3D Studio Max automaticamente la mapperà, diciamo, seguendo delle coordinate di mappatura conosciute. Se io mi fossi creato un cubo da un piano, ad esempio, convertendolo in poli, andando a selezionare, ops, andiamo a crearci un plane, pari con, ok, convert to poly, extrude, ok. Questa geometria qui è una geometria che mi sono appena costruito. Automaticamente, se vado ad applicare il materiale, noto che non sarà riconosciuto come una geometria che lui conosce come predefinita, quindi come un cubo, come una sfera, come un parallelepipedo, come altre di queste forme qua. Se io vado a fare una copia di questi elementi, anche due, e voglio assegnare a questi la stessa mappatura, posso o andare a segnare UW mapping, ad esempio box 4 4, possiamo anche non assegnare la W per un motivo molto particolare, perché stiamo lavorando con una bitmap. Una bitmap è comunque una mappa planare che lavora quindi solo su due misure. Automaticamente non ci serve una terza misura nello spazio. Quindi mettiamo caso che io voglio riassegnare la stessa mappatura a quest'altro elemento. Come posso fare? Posso copiarmi tranquillamente dalla lista, dal display del mio oggetto, quindi da questa gerarchia, il modificatore, e incollarlo come volendo, anche come istanza, in modo tale che almeno modificando questo mi modifica anche l'altro, oppure una semplice copia, quindi un paste. Automaticamente lo vado a inserire. Però in alcuni casi magari ci sono dei modificatori particolari che sono un pochino più lunghi da applicare. Ora io vi farò vedere solo con la mappatura, che è uno di quelli, diciamo, più semplici da copiare, incollare e utilizzare, come si può utilizzare questa determinata funzione, questo piccolo consiglio che io vi posso dare. Quindi apriamo lo script di 3D Studio Max, F11 da tastiera, oppure Max Script, Max Script Listening, e se noi attiviamo la possibilità di registrare il nostro script, ok, lo posizioniamo qua. Facciamo magari un po' di pulizia. Ok. Questo strumento, qui abbiamo la parte che vedremo quello che stiamo facendo, e qui mentre quello che possiamo anche dare dei comandi da tastiera per fare determinate operazioni. Ad esempio, se volessi selezionare un determinato elemento, invece di doverlo andare a selezionare, potrei tranquillamente scrivere select $ box, ad esempio 04, invio, e mi viene scritto ok, quindi vuol dire che mi è selezionato il box 04. Ok, però questo comunque bisogna avere una conoscenza della sintassi di 3D Studio Max. Non è difficilissima da imparare se utilizziamo anche questo strumento mentre lavoriamo, ma in alcuni casi è quasi impossibile, perché magari stiamo facendo le operazioni molto di fretta, perché non abbiamo tempo per leggerlo, per averlo sempre aperto a parte. Quindi automaticamente io posso andarmi a selezionare il mio oggetto, applicare il mio modificatore, ad esempio la mappatura, scegliere la tipologia di mappatura e i vari valori di mappatura. Se voglio posso cliccare anche su Fit se non è regolare. A questo punto vedo che nella serie di nella mia lista, nella parte rosa, mi sono stati assegnati automaticamente tutti i passaggi. Posso copiarmeli,
creo sul new script, quindi apro il modificatore nuovo script, che posso aprirlo anche da max script, new script, e posso benissimo incollarlo. In questo modo vado a copiare proprio le stesse identiche operazioni che devo fare sul determinato elemento. A questo punto io posso tranquillamente, chiudiamo pause, ok, posso tranquillamente andare a selezionare l'altro elemento e far correre il mio script con Ctrl E in italiano, e quindi possiamo automaticamente vedere che lui mi ha applicato la stessa operazione che io ho applicato anche all'altro. Quindi ogni tanto andare a copiare in alcune operazioni lo script diventa un'operazione molto importante. Quindi se io poi vado a selezionarmi anche tutti i miei elementi, assegno il materiale, noterò la mappatura sarà uguale in tutte le operazioni. Naturalmente io posso fare anche queste operazioni qua, posso anche andare a copiarmi dei determinati modificatori particolari e magari andare a variare le varie informazioni. Ad esempio, se io volessi qui nello script che mi sono copiato precedentemente, se volessi andare a cambiare il tile della direzione della X, posso tranquillamente dare un valore tipo 6 e automaticamente quando lo faccio correre avrò, ok, ho selezionato, avrò un tiling diverso. Altra cosa che si fa quando lavoriamo, specialmente anche diciamo, nel mondo dell'architettura, è anche molto importante, o comunque in tutti i settori è molto importante avere un'ottimizzazione dello spazio che stiamo utilizzando nell'interfaccia. Quindi customize, quindi se io una volta che mi sono creato questa barra, voglio salvarla, o comunque mi sono creato un mio layout. Il mio layout vuol dire anche magari avere questa barra posizionata in una posizione diversa. Scusate. In una posizione diversa da quella classica. Posso tranquillamente dare customize save custom UI schema e quindi a questo punto posso tranquillamente avere questo schema perennemente salvato. Se volessi ritornare a quello precedente, customize load customize UI, posso scegliere tranquillamente volendo quello di default. Non salvate mai, non sovrascrivete mai su quelli che sono già esistenti in 3D Studio Max, e comunque salvate sempre creandovi una cartella a parte con tutte le varie personalizzazioni che avete fatto. Un'altra cosa che vediamo, come possiamo eliminare determinati elementi qua dentro. Cosa intendo qua dentro? Se io vado a eliminare ad esempio lo show track bar, vado a eliminare comunque dello spazio importante per la modellazione, ad esempio. Quindi se per caso io mi ricarico il mio schema e se per caso magari sto lavorando su un doppio schermo, possiamo tranquillamente, volendo, avere la barra galleggiabile a parte. Volendo il command panel lo possiamo anche lui lo possiamo anche nascondere o rendere comunque anche lui galleggiabile. Per adesso lo nascondiamo, ok. Quindi notate che, notiamo bene che gran parte della mia interfaccia comunque rimane, della mia area di lavoro rimane parecchio libera, quindi potremo lavorare tranquillamente con maggiore spazio e gestire molto meglio grandissime parti, grandissimi elementi. Okay.
in alcuni casi conviene anche andare ad avere delle piccole accortezze anche durante la modellazione stessa. Quando io vado comunque a modellare, molte volte non ci rendiamo conto di quanti poligoni abbiamo in scena. Oppure lavoriamo in un file con un altro software e automaticamente quando importiamo, abbiamo un file che magari è molto più pesante rispetto a quello che potremo creare con 3D Studio Max. 3D Studio Max non è un programma difficilissimo da capire o comunque da imparare, specialmente per la modellazione architettonica. Ci sono soltanto delle piccole cose che ragionano in maniera diversa rispetto magari a dei software CADistici. Naturalmente non è un programma CADistico al 100%, quindi molte di quelle cose che siamo abituati a fare in un programma CADistico non le possiamo assolutamente fare, perché non abbiamo non dico una precisione, però non abbiamo la stessa identica mentalità che abbiamo con un modellatore, ad esempio un modellatore NURBS come RhinoCeros. Quando modelliamo, ad esempio, possiamo, invece di, se io dovessi disegnare ad esempio una struttura circolare di una ringhiera o di una qualsiasi altra elemento che ha comunque delle parti rettangolari, posso fare questa stessa operazione andando a disegnarlo, a realizzarla, quindi a disegnarla con uno degli strumenti che io considero molto potenti dentro 3D Studio Max, che sono appunto le spline. Le spline hanno una grandissima caratteristica in 3D Studio, che non è quella di essere già modellabili in maniera ortogonale o lineare o curva, ma hanno la grandissima caratteristica di essere, andiamo per esempio ad attaccarci alla griglia, ok. Facciamolo così. Disegniamo sia un cilindro e sia un radius, andiamo 10. Ok, con 111 altezza 90. Ok, va bene. Hanno la grandissima caratteristica di essere renderizzabili. Se io realizzo lo stesso elemento con lo stesso identico raggio, lo stesso numero di segmenti di side, 18. 18. Dalle statistiche possiamo notare una cosa, che io quando vado ad aggiungere questo elemento, oppure anche a toglierlo, quindi in questo caso lo vado a togliere, non ho nessun aumento di poligoni o di vertici in scena. Se lo vado anche ad aggiungere, stessa identica questione. Quindi questo cosa mi permette di fare? Mi permette di lavorare automaticamente con degli elementi che sono lineari, che in realtà non vanno a incidere sul peso del poligono di tutto il mio file e che sono estremamente dinamici. Dinamici in che senso? Se io prendo questo punto, lo converto in bezier, posso andare a spostare tramite la maniglia in qualsiasi direzione. E con una fluidità con una grande in maniera molto fluida,
e libera, cosa che non posso assolutamente fare in questo cilindro. Cioè, lo potrei fare se naturalmente utilizzo determinati modificatori oppure se lo converto in poly, vado a lavorare in un certo modo. Però non ho la stessa risposta dinamica che posso avere utilizzando una spline. Vediamo che cosa varia anche come tempi di rendering. Anzi, partiamo dal cilindro. Vado a copiarlo. Quando vado a copiarlo, piccola parentesi, devo creare degli elementi che sono sempre uguali, sempre modificabili tra di loro, anche se al fine del render non hanno una grandissima incidenza, però hanno una grandissima incidenza sul peso globale del mio file, conviene creare delle instance. Naturalmente faremo una prova di render con Scanline, quindi non è che avremo una grandissima risposta di render. Ok. In scena ho 190.000 poligoni circa. Ok, vado anche a posizionare una camera così almeno abbiamo la stessa identica visuale, non abbiamo le stesse identiche caratteristiche del render che faremo con le spline. Per posizionare una camera naturalmente CTRL C da tastiera. E una volta lanciato il render, scusate, abbiamo un colore scuro. Che abbiamo vabbè, questo non è quello che mi interessa maggiormente, però comunque abbiamo impiegato 3 secondi di render. Non è tanto il render in sé per sé che mi interessa. Abbiamo 20 per 20 per 5 con un'altezza di 90 e un raggio di 10. Vediamo anche come poter disegnare una spline mantenendo comunque una misura. Quindi mantenendo comunque delle coordinate lineari. Sto facendo quello che... Allora, se io vado a disegnare una linea, allora raggio lasciamo 10, 18 su 20. Io ho una voce chiamata keyboard entry. Se vado a impostare delle unità, delle coordinate, quindi add point in 0,0, altezza avevamo detto 90, add point, vado a inserire quindi determinati elementi, close, ok, problemi con lo zoom, ok, bene uguale, quindi vado a copiare l'elemento 20 volte. Altre 20. Ok. Sempre come istanza.
5. Ok, se renderizzo. Tempi di rendere saranno pressoché uguali. Ha impiegato grosso modo di più a renderizzare, 4 secondi in più, però a livello di poligono non è assolutamente visibile niente. Quindi in alcuni casi sono molto più pratiche le spline, in altre sono molto più pratiche comunque le geometrie stesse. Una cosa che possiamo fare, avendo comunque realizzato sempre delle istanze, se proviamo a convertire il tutto in anche in semplici mesh invece che in convertirle in poly, perché comunque la mesh è sempre più leggera rispetto alla poly e magari non abbiamo la necessità di doverla utilizzare, questa nostra poly che abbiamo comunque mesh che siamo andati a realizzare. Vediamo che comunque come numero di mesh siamo superiori a prima, o comunque siamo sempre come prima da renderizzare. Tempo di render è leggermente inferiore a quello di prima della spline, però è comunque superiore a quello che abbiamo creato prima. Lavorare con delle spline può essere molto comodo se dobbiamo lavorare con molti poligoni, soltanto per quello. Altri sistemi per lavorare utilizzando le spline o comunque utilizzando degli altri sistemi di lavoro che possono permettermi una, più che altro una, non tanto una ottimizzazione a livello del render stesso, ma del file di lavoro. È quello di andare ad esempio a applicare, ma questa è una cosa molto basilare, dei turbo smooth non visibili. Cosa intendo per non visibili? In 3D Studio Max la smussatura può essere data o tramite il Turbo Smooth o tramite anche il Mesh Smooth o altri, anche la Mesh Smooth, oppure anche il Mesh Smooth può avere delle intersezioni soltanto a render, però ha dei valori di delle piccole opzioni in più rispetto al Turbo Smooth per la lavorazione. Però è molto indicato in alcuni casi utilizzare il Turbo Smooth. Questo perché? Andiamo a vedere Turbo Smooth. Intersezioni diamo pari a 0, render intersezioni diamo invece pari a 2. Vedremo che nel render sarà applicata la smussatura, cosa che non sarà applicata. Scusate un attimo. Cosa che non sarà applicata nella finestra. Adesso mettiamo anche su tutte e due. Il numero di poligoni rimane sempre uguale, cambierà la velocità di come ci muoviamo all'interno della scena. Vediamo che sarà molto diverso. Il render sarà uguale anche se applicato come intersezione sia nella scena sia non nella scena. Un altro sistema per applicare la smussatura, che però è molto pesante, è quello di applicarla tramite, ad esempio, se io vado a convertirlo, vado a mettere anche un editable to poly. A differenza del convert to editable poly, notiamo che qui ho un editable poly mod, che è una delle piccole differenze tra i due. In alcuni casi conviene, o comunque per chi lavora molto da tastiera, abituato a richiamare le viste dal top, ad esempio, dalla prospettiva, così quando ho inserito un determinato elemento, se premo P non succede niente, se premo top, ok, se premo L, ok, P, ok.
in alcuni casi può succedere che alcuni modificatori siano, diciamo, colti un po' in inganno, comunque applica delle modifiche che magari non dovrebbe applicare. Per quello magari io mi trovo molto meglio con le ditte Able to Poly da Convertoo. Questa però è un'opinione personale. Però vediamo che io posso applicare anche sotto, e qui non lo troviamo, infatti è sotto lei sul poli. Ecco, subdivision surface, possiamo applicare le NURBS subdivision. Le NURBS sono comunque delle suddivisioni maggiori rispetto al turbo smooth e mesh smooth, però sono un'altra modalità per applicare la smussatura. Tempo di render pari a 0,0. Vediamo cosa succede se la applico. No, nuovo turbo smooth. Anche in questo caso tempo di render pari a 0,0. Ok.